appassionati di calcio, ben trovati dallo stadio Akira di Otranto, dove è appena terminata la gara tra l'FC Otranto e l'Audace Cerignola, vinta dai gialloblu 5-3. Qui di fianco mister Francesco Farina. Mister, è stata una partita un po' strana, soprattutto nel primo tempo, una vittoria meritata, 3 punti importanti. L'Otranto si è rivelato un grande avversario. Abbiamo avuto delle difficoltà perché abbiamo subito 2 rigori contro e praticamente noi ne abbiamo sbagliato uno e loro sono venuti avanti con questi 2 rigori e sono andati avanti. Però noi avevamo tantissime situazioni da gol, ma non riuscivamo a metterla dentro. Poi nel secondo tempo ci siamo sciolti, abbiamo fatto secondo me un grosso secondo tempo e abbiamo vinto la partita meritatamente. Avete soprattutto dimostrato anche senza Polidori e Carmine uno spirito di una grande squadra, tanta determinazione, tanta voglia di vincere questa gara. Forse avete concesso qualcosina in più rispetto alle altre gare. L'avversario era, cioè loro giocavano quasi con 4 punte, quindi è stata una partita un po' con le squadre anche un po' lunghe perché per l'atteggiamento loro e per il forte vento, perché il vento ha determinato alcune situazioni di gioco e poi loro erano una squadra molto offensiva, infatti noi veramente, io non so quante occasioni abbiamo avuto, ma ne ho contate 15 a un certo punto, quindi si è rischiato di più perché si è fatta una partita. Io non sono un allenatore a cui piace molto lo 0-0, 1-0, a me piace fare gol. Poi li subisci pure perché tante volte giochi con 4-5 giocatori molto ma molto offensivi e quindi rischi di subire gol. Ancora una volta il gruppo risponde presente, ad esempio oggi c'erano Martinez e Naglieri rispolverati dopo un po' che hanno fatto un'ottima prestazione. Sì, ma il gruppo è fondamentale in uno sport di squadra come è il calcio. Bisogna tenere sempre tutti quanti sulla corda e bisogna che tutti si facciano trovare pronti quando è il momento opportuno, anche perché io sono un allenatore che crede tanto nel gruppo e sono convinto che quando manca Polidori, quando manca Marinaro, ma ci saranno tante altre gente che li possono sostituire. Se non avessero giocato prima Albanese, Martinez, Naglieri, che hanno giocato tante partite, non avremmo avuto questo tipo di riscontro. Mister, per chiudere, il Bitonto ha risposto con una vittoria contro il Barletta 3-1. Come ci arriva l'Audace a questo rush finale? No, noi dobbiamo pensare a fare una partita alla volta. Noi in questo momento abbiamo 2 punti avanti, abbiamo lo scontro diretto in casa, abbiamo domenica una bella partita, noi con l'Altamura in casa e loro vanno a Casarano, però noi dobbiamo pensare, se noi le vinciamo tutte, vinciamo il campionato. Ok, grazie mister, complimenti. No, Prego, vorrei ciao. ringraziare i tifosi che anche oggi hanno vinto il confronto diretto con l'avversario. Noi abbiamo dei tifosi che fino adesso meritano sicuramente la categoria superiore. Mi auguro che anche noi siamo a livello loro. Ok? Grazie mister, ancora complimenti. Ciao, arrivederci, arrivederci.